Meglio andare in affitto o comprare casa con il mutuo? Voglio fare questo video per fare qualche riflessione con voi, perché ultimamente vedo una marea di video online che, a mio modo di vedere, sembrano delle chiacchiere da bar. L'affitto sono soldi buttati dalla finestra, il mutuo invece ti stai comprando la tua casa, oppure dall'altra parte, vabbè, ma l'affitto è 600 euro, il mutuo 700, allora conviene l'affitto. Insomma, tutte le cose che secondo me banalizzano in realtà una decisione molto molto importante e in cui, a mio modo di vedere, subentrano diversi fattori, alcuni economici e alcuni non economici. Quindi mi sono detto, vabbè, facciamo questo video per dirvi la mia. Quindi io sono un commercialista, sono Massimiliano Lievi, un commercialista. Io quali sono i fattori che andrei a soppesare, vado a soppesare perché io stesso mi sono trovato nella scelta tra andare in affitto o comprare casa, prima di scegliere che cosa bisogna valutare. Vi dico la mia sostanzialmente. E il primo aspetto importante, secondo me, è capire se abbiamo tutte e due le opzioni da poter valutare, cioè abbiamo un affitto da poter valutare e dall'altra parte abbiamo un mutuo da poter andare a prendere, soprattutto questa seconda opzione. C'è questa possibilità. Quindi, per quanto riguarda l'affitto, la domanda da porsi è: ma nella zona in cui voglio andare io, nella tipologia di immobile che voglio avere io, c'è un mercato degli affitti nella mia area adeguato per poter avere la possibilità di scegliere liberamente la casa in cui voglio andare a vivere? Ah, attenzione, sto parlando della prima casa, quindi questo ragionamento in questo video riguarderà l'acquisto o l'affitto della prima casa, perché secondo me nell'acquisto o nell'affitto della seconda casa subentrano tutta una serie di altri fattori. Ma nella prima casa, la prima domanda da farsi è: ma io posso realmente avere entrambe le possibilità? Quindi per l'affitto ci sono nell'area in cui voglio vivere, nel paese in cui voglio vivere, nella città in cui voglio vivere, delle opzioni di affitto che sono compatibili con le mie esigenze? E secondo me non è una domanda da poco, perché vi spiego: nel mio caso io abito nella zona a sud di Milano, ma non proprio Milano Milano, e mentre a Milano ci sono tante possibilità di affitti, nell'area in cui volevo andare a vivere io per tutta una serie di esigenze familiari, lavorative, che però non starò qui a dire in questo video perché non è l'oggetto di questo video, mi sono trovato ad avere in realtà un'opzione parzialmente bloccata, quella dell'affitto. Dall'altra parte, attenzione, l'acquisto con mutuo, la domanda è: ma io, con la mia situazione reddituale, mio e eventualmente della mia famiglia, nel momento in cui siamo ad esempio in due a fare un mutuo, possiamo realmente andare a ottenere in questa fase della nostra vita un mutuo, sì o no? E se la risposta è sì, che tipologia di mutuo mi viene dato? Mutuo a tasso variabile, posso scegliere tra mutuo a tasso fisso e mutuo a tasso variabile, ho un obbligo sulla base del mio reddito a aver bisogno di una rata fissa, oppure posso scegliere di dire: guarda, mi butto sul variabile sperando che magari i tassi si abbassino, e se mi danno il mutuo, di quanto possono darmi il mutuo? E questo mutuo sarebbe sufficiente, tenuto conto che tendenzialmente non supera l'80% del valore della casa, sarebbe sufficiente a coprire, oltre a quelli che sono gli eventuali miei fondi personali, che è un altro aspetto da valutare, quanti sono i nostri fondi personali che possiamo utilizzare per l'acquisto della casa? Tutto questo mi permette di arrivare alla casa che vorrei avere, desidero avere, o che ho identificato come la casa che potrebbe essere ok per me sostanzialmente? Anche questo aspetto, secondo me, deve essere vagliato bene, perché anche qui, se no, uno si pone, pensa di avere una scelta, ma in realtà è una scelta che da una delle due parti non è attuabile, o comunque è attuabile solo a determinate condizioni, e uno questo, secondo me, deve metterlo in conto. Una volta fatto questo passaggio, quindi ipotizziamo di dire: sì, io effettivamente ho entrambe le opzioni da poter perseguire, da poter portare avanti sostanzialmente. Andiamo lato affitto. Io sento spesso dire: ma no, sai, l'affitto, soprattutto dalle vecchie generazioni in cui c'era l'idea, ok, devi comprare la tua prima casa, cosa che avviene soprattutto in Italia. Quindi, se andate all'estero, io ho fatto l'università negli Stati Uniti, lì c'è
molto meno la concezione di dire ok, faccio un mutuo, mi indebito per una vita per comprare la casa. Se non me la posso permettere o se non voglio indebitarmi per una vita, vado in affitto per 4, 10, 20 anni sostanzialmente, senza alcun tipo di problema, anche perché, ad esempio, in America ci si indebita tanto per fare l'università, quindi uno ha già il debito universitario, perché lì l'università ha dei costi importanti, e quindi andarsi a sobbarcare un altro debito diventa per alcuni insostenibile. In Italia invece c'è sempre stata la cultura della prima casa, di dire guarda sì, proprietario, e quindi c'è sempre stata l'idea, ma se vai in affitto sono soldi buttati giù dalla finestra. In realtà assolutamente no, che poi si possa scegliere, ci mancherebbe, per l'acquisto della prima casa, ma non sono soldi buttati giù dalla finestra, sono soldi che noi stiamo utilizzando per usufruire di un bene. E sono soldi, se vogliamo vederla come soldi buttati giù dalla finestra, in realtà al pari, da questo punto di vista, degli interessi che paghiamo sul mutuo. Perché noi, nel momento in cui paghiamo la rata di un mutuo, comprando casa, una parte di questa rata va a rimborso del capitale che ci è stato prestato. Ci prestano 150.000 euro e noi in 20 anni, in 30 anni, andiamo a restituire pian piano questo capitale. Ma di questa della rata, questa parte di restituzione del capitale è solo una percentuale, la metà, per darvi un'idea, poi dipende da mille variabili del mutuo, l'altra metà è fatta di interessi, che sono soldi sì effettivamente buttati giù dalla finestra, o meglio non buttati giù dalla finestra, ci hanno prestato dei soldi. È chiaro che avere dei soldi in prestito vuol dire pagare per avere questi soldi in prestito, pagare la banca per avere questi soldi in prestito. Quindi toglietevi, a mio modo di vedere, come consiglio, l'idea di dire l'affitto sono soldi buttati giù dalla finestra, sono soldi per usufruire di un determinato immobile e per avere il mio immobile a disposizione, per non avere tutti i problemi eventualmente, non so, di manutenzione straordinaria, di lavori importanti nell'immobile, in cui sarà comunque il proprietario responsabile. Io dico guarda, io pago il mio canone di affitto mensile e usufruisco di questo bene. Secondo me questo aspetto è importante. Dall'altra parte, secondo me, la valutazione del mutuo dipende molto dal tasso del mutuo, tant'è che adesso nell'ultimo periodo l'erogazione dei mutui è diminuita. Perché? Perché i tassi sono aumentati, quindi fin quando negli ultimi 5 anni idealmente i tassi di interesse sui mutui erano pari a zero, poco più di zero, quindi si arrivava a pagare l'1-1,5%, quindi importi assolutamente sostenibili, ma probabilmente da un punto di vista economico poco gestibili nel lungo periodo. Infatti adesso i tassi si sono aumentati. Beh, quella era una fase in cui ci venivano dati i soldi quasi gratis e quindi si era portati a dire mai tanto mi indebito perché tanto mi costa poco indebitarmi in termini di interessi. Adesso i tassi si sono alzati, che poi, attenzione, si sono alzati, ma quindi ci sembrano altissimi in questa fase, ma se andiamo indietro negli anni 80-90 c'erano tassi che erano molto più alti. Quindi anche qui bisogna vedere il tasso di interesse sicuramente come un costo, ma anche di dire ok, ma quanto mi sta costando adesso in questo periodo storico rispetto a quanto è costato in passato. Secondo me questa è una valutazione da fare. Detto questo, molti dicono beh, ma se hai un gruzzoletto da parte, se hai di soldi da parte, usali per comprare casa facendo per la restante parte il mutuo. Anche qui attenzione, che io avrei qualcosa da dire, nel senso che uno dice sì, è vero, hai un gruzzoletto da parte, puoi utilizzarli per comprare casa, ma quanto ti renderebbero, ad esempio, ed è una domanda che secondo me tutti dovrebbero farsi, questi stessi soldi che anziché essere messi nell'acquisto di casa venissero messi in un ETF, in un BTP, in una qualunque tipologia di investimento? Perché nel momento in cui io li blocco, li immobilizzo nell'acquisto di casa, è vero che sto comprando la mia prima casa, su cui subentrano anche aspetti appunto personali, dire ok, ho comprato la prima casa, ma ce li ho immobilizzati. Nel momento in cui l'immobile, come è successo purtroppo spesso negli ultimi anni, non mi si rivaluta nel tempo, io ho lì dei soldi che fondamentalmente mi stanno rendendo meno. Quindi se quegli stessi soldi, anziché utilizzarli
per l'acquisto della casa io li avessi immobilizzati in azioni, obbligazioni, ETF, quello che volete, io non sono un consulente finanziario, quindi non sono qui a darvi consigli, ma in investimenti con un rendimento, con quel rendimento avrei potuto tranquillamente magari pagarmi un affitto e mi sarebbe rimasto anche un qualcosa in più. Questo è un ragionamento secondo me importante da fare. Non sempre è così, perché anche qui dipende dai rendimenti, dipende dagli affitti, però è uno dei tasselli secondo me importanti da valutare, perché se no si fanno chiacchiere da bar e si dicono ok, l'affitto, soldi buttati giù dalla finestra, invece il mutuo va sempre bene. Detto questo, però attenzione che a mio modo di vedere, almeno nel mio caso, subentrano anche aspetti extra economici nell'acquisto o nell'affitto della prima casa. Mi spiego meglio. È chiaro che nel momento in cui andate in affitto, voi avete un contratto residenziale di 4 più 4, vuol dire che avete 4 anni certi più altri 4 anni che c'è un punto di domanda sostanzialmente, perché a ricorrere di determinate cose, quindi nel momento in cui il proprietario deve vendere l'immobile, ci deve entrare un familiare, insomma ci sono una serie di casistiche, il più 4 potrebbe non esservi dato. Quindi uno ha un orizzonte temporale di dire ok, vado in questa prima casa, ma tra 4 anni potrei essere fuori. Dall'altra parte invece, nel momento in cui compro casa, sì, mi impegno con un mutuo, mi impegno con un debito che mi occuperà per la gran parte della mia vita, però nel momento in cui io pago quelle rate, da lì, da quella casa, non mi butterà fuori più nessuno. E secondo me questo è un aspetto extra economico, quindi probabilmente da un punto di vista economico, lo dicono i maggiori economisti, l'affitto della prima casa è più conveniente perché permette di non immobilizzare la gran parte del patrimonio che ha una persona. E quindi uno dice, ok, vai in affitto. Man mano nell'affitto che ti puoi permettere sulla base del tuo reddito ed eventualmente quello che guadagni e quello che ti tieni da parte, investilo in immobili da mettere in affitto, in azioni, obbligazioni, quello che volete. Però è chiaro che, come vi dicevo prima, l'aspetto personale extra economico è importante. Almeno nel mio caso, la paura di fare un passo, di dire guarda, prendiamo in affitto dopo 4 anni, dopo aver fatto il trasloco, dopo aver fatto tutta una serie di acquisto di mobili, insomma, sistemazione della casa, io tra 4 anni potrei essere nella condizione di dover ripartire da zero con 2 figli. Io ho 2 figli, non me la sono sentita, oltre al fatto di dire che okay, nella mia zona non c'erano grandi opportunità al momento di affitto della tipologia di immobile che io volevo. Però è chiaro che questo aspetto personale, econo non economico, è stato da me soppesato e secondo me dovrebbe essere così per tutti. Quindi si guarda la parte economica, si fa il ragionamento di dire quanto mi costa l'affitto e quanto mi costa il mutuo. Questo è l'aspetto, quindi non quanto è la rata che io devo andare a dare tutti i mesi alla banca, ma quanto è la parte della rata di interessi da soppesare, secondo me, con l'affitto, considerando anche che nel momento in cui uno acquista casa, tutta la manutenzione straordinaria è a suo carico, cosa che invece, salvo casi eccezionali, non c'è per chi è in affitto, perché è solo la manutenzione ordinaria a suo carico. Si vede poi la parte personale, secondo me si soppesa tutto, però secondo me questi sono gli aspetti che, almeno nel mio caso, sono importanti e sono stati importanti per prendere una decisione. Se ti sono stato utile con questo video per aiutarti a ragionare, a prendere la tua decisione, mi raccomando, mettimi like e seguimi perché in questo canale parliamo giornalmente di argomenti, di tasse, bonus, decisioni importanti che secondo me potrebbero interessare tante persone in una delle loro fasi della vita. Quindi grazie mille a tutti per avermi ascoltato, mi raccomando, mettete like e seguitemi e per tutte le domande, per tutti i dubbi o le vostre considerazioni scrivetemi nei commenti. Una buona giornata a tutti!